cos'è ancora oggi per lei la sinistra? La sinistra è una cosa, secondo me, la cancellazione sinistra-destra è un modo per eludere grandi questioni. La sinistra è l'eguaglianza, la sinistra è la capacità di guardare al mondo globale dal punto di vista dei diritti, la sinistra è riconoscere che ci sono elementi che noi non possiamo ridurre né a merce né a oggetti puri di potere, il lavoro in primo luogo, la salute. In Italia e non solo, in questo momento stiamo rischiando di tornare alla cittadinanza per censo. Vediamo che ci sono persone che dichiarano di non potersi far curare perché non hanno il denaro per pagare il ticket. Ci sono persone che sono impossibilitate ad avere il minimo accesso al lavoro e l'istruzione, che si vuole anch'essa ridurre a merce. Sinistra significa tutto questo, significa riprendere i fili di questa che non è solo una storia, ma dell'unica politica costituzionale legittima in questo paese. Rischia di sciogliersi il senso di sinistra dentro un governo che tiene insieme PD e PDL? Queste sono responsabilità di chi costituisce un governo, una maggioranza. Io penso che bisogna continuare a lavorare per questo insieme di principi e di valori ai quali è consegnata non solo la storia della sinistra, ma il futuro di un paese che vuole avere una politica costituzionale. Lei sarebbe disponibile a guidare la convenzione sulle riforme? Assolutamente no. Io trovo la convenzione delle riforme un cattivo servizio alla politica costituzionale, esattamente all'opposto di quello che si dovrebbe fare, cioè rimettere al centro dell'attenzione il Parlamento. Non è vero che il Parlamento non è in grado di fare riforme costituzionali, ha riformato il titolo quinto della Costituzione, il Parlamento ha riformato l'articolo 81, ha riformato il processo penale, e quando Berlusconi ha voluto approvare una riforma costituzionale lo ha fatto. Poi ci sono stati 16 milioni di cittadini che gli hanno detto di no. La convenzione mi pare un rischiosissimo attacco ai principi costituzionali. Professore Dodà, mi dice solo come guarda oggi al Partito Democratico? Al Partito Democratico. Si doveva fare il governo del cambiamento, invece oggi abbiamo il governo PDL guidato da Letta e abbiamo Alfano. Cambiato il cambiamento. Le maggiori responsabilità secondo lei sono del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle? Del Partito Democratico, assolutamente. Perché? Perché aveva i numeri per fare una cosa diversa che non ha voluto fare. Ha voluto fare quella cosa qua, come direbbe il nostro ex segretario. Da un lato c'è stato un congelamento di voti che è stato quello del Movimento 5 Stelle e quindi dal mio punto di vista ha rappresentato un reale passo indietro. Dall'altro lato io penso che ci sia un tema che è quello della costruzione anche delle condizioni per andare nella direzione di un dialogo con il Movimento 5 Stelle che il PD probabilmente non ha cercato, e questo secondo me è ovviamente una responsabilità del PD. Nessuna sorpresa su questo governo PD-PDL? No, perché c'era una connessione evidente tra il voto al Presidente della Repubblica e la nascita del governo successivo. Perché Napolitano, che è una persona molto seria e coerente, l'aveva detto e si è comportato esattamente come aveva annunciato. Oggi abbiamo il governissimo PD-PDL, ma il fatto che non abbiamo il governo del cambiamento che era stato evocato da Bersani in campagna elettorale e anche dopo, le responsabilità maggiori secondo lei sono del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle? Beh, il Movimento 5 Stelle ha una strategia che non condivido in alcun modo, ma è chiara. Gli errori sono stati commessi purtroppo dal Partito Democratico.